Antonio Schetter, in assoluto il migliore in campo, nel primo tempo addirittura abbiamo visto Frosinone contro Antonio Schetter. No, sicuramente mi fa piacere aver alzato la condizione, le prestazioni soprattutto. Dispiace per l'espulsione perché comunque penso ingiusta, perché comunque ha avuto due metodi di giudizio diversi da me e Ganci, ma al di là della seconda, la prima ammonizione che mi lascia per presto, un calcio di Corenetto dove c'è stata l'espulsione per il portiere loro, un potenziale 1-1 nostro e loro in 10 uomini, invece dopo con il contropiede abbiamo preso 2-0, però la prestazione di oggi del secondo tempo fa ben sperare della squadra, fa vedere che noi stiamo crescendo sia fisicamente sia di squadra, e questo non ci può fare bene per affrontare una partita importante come quella di domenica prossima. Effettivamente è proprio quello che ti volevo chiedere, il secondo tempo c'era proprio quella cattiveria che spesso nella prima frazione era mancata, si arrivava sempre secondi sulla palla, invece poi siete entrati in una maniera diversa, 5 minuti abbiamo rimesso le cose a posto. Sì, questo è vero, tra il primo e il secondo tempo c'è stato proprio un cambio di mentalità soprattutto, è quella che ci dobbiamo portare sempre appresso, perché questa squadra sappiamo le potenzialità tecniche che può avere, quello che ci può dare Misse, ma quello che non deve mai mancare a questa squadra è la cattiveria. Affrontare l'avversario sempre a muso duro ma con lealtà. L'ultima cosa che ti volevo chiedere era semplicemente che c'è stata una scena bellissima, i ragazzi dalla panchina hanno praticamente fatto tutto il campo, questa all'esterno soprattutto arriva come una gran bella unione, come gruppo vero? Sì, sicuramente questo c'è sempre stato, la forza nostra deve essere proprio quello, il gruppo è compatto già dal ritiro, purtroppo quando non arrivano risultati uno si può fare, parlo esternamente, parecchie tra virgolette pippe mentali, noi sappiamo di essere un gran gruppo e dobbiamo con questi gesti anche dimostrarlo fuori, sappiamo di essere giocatori importanti e dobbiamo dimostrarlo in campo, perché fuori dal campo non si vince niente. A chiudere veramente, può essere questo un punto che dà la svolta, mentale soprattutto, non fisico-tecnica perché sappiamo che le cose vengono, ma soprattutto mentale, la reazione vi può proiettare in positivo? Sì, sicuramente hai detto bene, al di là del punto, la prestazione, la cattiveria che abbiamo messo in secondo tempo, ci dobbiamo ripartire da quello per affrontare un campionato che ci deve vedere là sopra e lottare con le prime in classifica. Gaetano Oteri, ai punti questa è una partita e forse non soltanto ai punti da vincere per quello che ha espresso la squadra. Ma io riduco un po' l'analisi della partita dicendo che sicuramente lo 0-2 nel primo tempo è bugiardo, perché loro sono stati bravi e fortunati a capitalizzare due situazioni. Noi abbiamo creato tanto, con grande anche coralità di gioco, con grande intensità, con grande aggressività. Stiamo cominciando a essere sulla strada giusta e poi obiettivamente avevamo la partita in pugno, non tanto la decisione dell'arbitro che è figlia di un'altra decisione del primo tempo, secondo me molto grossolana, un errore evidente, l'espulsione di Schetter, non tanto perché siamo rimasti in 10, ma soprattutto perché un minuto prima era entrato Evacuo e avevamo intenzione di giocarci 20 minuti diversamente, l'espulsione di Schetter non ci ha consentito di fare quello, e quello è il rammarico, perché secondo me avevamo la partita in pugno. Se per fatalità non faccio il cambio, sono convinto che avremmo vinto la partita, perché in quel momento occorrevano 10 contro 10 attaccanti diversi dalle caratteristiche di Felice, invece è stata una fatalità, come sono state fatalità tante altre cose, per cui io dico che il risultato è bugiardo. Dall'esterno l'impressione è che comunque è entrata in campo nel secondo tempo una squadra diversa. Ma anche nel primo tempo, io queste distinzioni non le vedo, voi vi lasciate sempre condizionare, abbiate pazienza dal risultato, ho detto è bugiardo nel primo tempo. Il risultato è estremamente bugiardo, perché noi abbiamo avuto sempre il controllo di gioco, abbiamo creato tanto, ci è stato tolto qualcosa di nostro, abbiamo rischiato pochissimo, a parte alcuni errori che hanno consentito a loro di fare gol, soprattutto il secondo è stato molto bravo. Io non ho visto differenze fra primo e secondo tempo, le differenze sono che abbiamo cominciato a capitalizzare. La cosa che le volevo dire, all'esterno però ha fatto bene vedere i calciatori dalla panchina che in un momento delicato si sono scaraventati in campo, fa anche parte questo del gioco, mister, ci sono tante voci, ci sono tante illazioni, questa invece è una cosa che... Ok, hanno fatto bene, per me sono discorsi che appartengono al calcio dilettantistico, adesso lo dico ancora perché mi fate arrabbiare, veramente mi fa arrabbiare tutto l'ambiente. Ma cosa sono tutte queste cose, falsità, bugie a cui si va presto, spogliatoi, non spogliatoi, allenatore, non allenatore, amante, ma che ne so, tutte stupidaggini che si dicono, veramente follie, non c'è nessun problema, garantisco io, questo è un gruppo sano, lo avete visto, motivato, crescerà, farà bene,
ma calma e gesto, noi non possiamo vincere tutte le partite 4-0 e soprattutto qualcuno pensa che lo dobbiamo fare dopo 10 minuti. Non siamo marziani, siamo uomini di questa terra. A chiudere, nella testa dei calciatori però questo è un punto che può far scattare la molla se eventualmente c'era? Ma la molla noi la facciamo scattare sul piano del lavoro. Oggi secondo me abbiamo fatto una partita buona, il risultato, ripeto, è bugiardo contro una squadra che mi aveva già fatto un'ottima impressione e che secondo me sarà fra le migliori di questo campionato perché ha qualità individuali e gioco di squadra, organizzazione di squadra. Noi in casa loro, secondo me, nei 90 minuti siamo stati superiori, non abbiamo vinto, ma vabbè, ma continuiamo con queste prestazioni e poi il risultato ci sorriderà sicuramente. Allora, io mi associo ai complimenti che le ha appena fatto mister Auteri per la qualità, per il gioco espresso. Non è facile, anche con un campo difficile come questo, una bella squadra. Il risultato però è giusto oppure no? Ma nel primo tempo ci siamo trovati di due gol in vantaggio, magari dove non meritavamo secondo me due gol di vantaggio. Abbiamo sofferto un po' l'iniziativa loro, erano bravi gli attaccanti a farsi trovare, a girarsi, non è che abbiamo subito chissà che occasione da gol, però il 2-0 mi sembra un po' eccessivo nel primo tempo. Nel secondo tempo in 5 minuti abbiamo perso un po' la testa e buona reazione della Nocerina che comunque è vanta di ottimi giocatori, è un grandissimo allenatore e da dopo il 2-2 abbiamo comunque ricominciato nonostante l'inferiorità e nonostante comunque anche i due problemi dei due infortuni Carros e Biasi che sono due giocatori fondamentali per noi, abbiamo comunque ricominciato a giocare per provare sempre a vincere e alla fine è uscita una bella partita dove abbiamo avuto sia azioni e da gol sia noi che loro, dove alla fine magari nel secondo tempo ai punti potevamo ottenere qualcosa in più, no? Per il gol annullato, per il palo e per l'occasione di Aurelio nel finale, però è un punto che viene con una grande squadra e siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Il cammino delle due squadre dal suo punto di vista, la sua, che campionato può fare e secondo lei questa Nocerina che ha visto dove può arrivare? Ma io ho visto diverse partite, le vedo molto, molto in crescita. E per quanto riguarda il Frosinone abbiamo comunque l'obbligo di valorizzare i giovani e oggi c'erano 2,93 in campo e già hanno debuttato 5-6 ragazzi, quindi comunque l'obiettivo nostro è quello di valorizzare i giovani e di toglierci alcune soddisfazioni. Oggi comunque, anche se non è venuta la vittoria, penso che il pubblico si è divertito. Cappello a margine, mi associo anche in questo a quello che ha detto, è la migliore squadra che non ce ne ha affrontato fino ad oggi. Velocità, qualità, aggressività, insomma, quindi vi aspetta veramente un campionato rose? Sì, io me lo auguro, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così.